L'anno prossimo Elos compie 20 anni, 20 anni di ricerca, 20 anni di innovazione. Siamo qui proprio per parlare di innovazione, perché abbiamo lanciato una nuova gamma di fertilizzanti. Elos significa sole, al contrario, Elos. E perché? Da dove nasce? Nasce dal fatto che il sole è la vita, quindi il primo progetto che noi abbiamo sviluppato è stata una lampada per illuminare gli acquari, perché tutto quello che si sviluppa all'interno di un acquario è legato all'energia generata dal sole. Il sole è il primo stimolante di tutti i processi di fotosintesi all'interno di un acquario. Elos nel 2004, prima al mondo, introduce l'illuminazione a LED in acquario. Per noi è stato immediato utilizzare le nostre lampade per coralli per far crescere le piante. Solo che immediatamente cosa ci siamo resi conto? Che a parità di potenza impiegata, queste piante non ci davano i risultati che ci aspettavamo. E quindi ecco gli appassionati dire che l'illuminazione a LED non andava bene negli acquari di piante. Il che a noi sembrava impossibile, perché la luce a LED in realtà è molto più simile alla luce del sole di quanto non lo sia una luce fatta con lampade fluorescenti. È ovvio che però la luce, come si diceva prima, è fonte di tutti i processi di fotosintesi, quindi le trasformazioni dovute alla fotosintesi che avvengono all'interno della pianta portavano le piante ad accelerare il loro metabolismo e conseguentemente ad aver bisogno di nutrimento per sostenere questo loro metabolismo. Ecco qui la necessità di dare più anidride carbonica per mantenere l'equilibrio, ma di dare anche più fertilizzazione. E quindi, siccome non si era abituati a fertilizzare sotto questo tipo di luce, le piante andavano in carenza. Ecco quindi che gli appassionati si lamentavano con noi perché dicevano: o non siete capaci di fare illuminazione o non siete capaci di fare i fertilizzanti. Allora, siccome siamo stati prima a fare illuminazione a LED e un po' di esperienza ce l'avevamo, abbiamo pensato che non fossimo capaci di fare i fertilizzanti e quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo, cercare di offrire agli appassionati degli strumenti per utilizzare queste moderne tecnologie, le vere illuminazioni a LED. Elos per la prima volta esamina in maniera scientifica e si approccia in maniera scientifica al concetto di fertilizzazione, tant'è che non parla più di fertilizzanti ma di integratori nella nutrizione minerale delle piante. Ed Elos è fondamentalmente scienza, nel senso che con la presentazione di questa nuova linea di fertilizzazione, che non a caso è stata chiamata Advanced Formula, si propone a tutti gli appassionati degli acquari di piante come un'azienda che per prima esamina la fertilizzazione da un altro punto di vista. Questi fertilizzanti per la prima volta sono dei prodotti che paradossalmente non sono nati in un laboratorio chimico e sono stati poi testati dagli appassionati. Sono dei prodotti che sono nati in acquario, che sono testati in acquario e sono stati poi replicati nel laboratorio chimico, proprio per garantire, intanto da un punto di vista chimico, la perfetta utilizzazione degli elementi che li compongono. Le concentrazioni sono molto alte e, cosa molto più importante, il rapporto tra l'azoto, il fosforo e il potassio è lo stesso rapporto che troviamo nel residuo secco delle piante. Se provassimo a misurare il residuo secco delle piante, ci accorgeremmo che le piante sono formate e hanno nella loro struttura fogliare, sì, soprattutto secca, dei rapporti tra macroelementi. Azoto, fosforo e potassio non sono buttati a casaccio da madre natura all'interno delle piante, ma sono congegnati in maniera tale da garantire alla fisiologia vegetale uno sviluppo corretto.
Un altro elemento che contraddistingue questi fertilizzanti, questi integratori minerali delle piante, è l'altissima concentrazione e la purezza dei materiali che sono stati utilizzati. Dosando esattamente la quantità di fertilizzante, così come riportata nella brochure, quindi nel piano di fertilizzazione, e dosandone una quantità ridottissima, si sa già a priori quale sarà la concentrazione del fertilizzante. Molto spesso, leggendo gli interventi che vengono effettuati dagli appassionati, ci accorgiamo come la nuova tecnologia di luci a LED abbia inciso in maniera determinante sulla somministrazione dei fertilizzanti. Questo perché? Perché il concetto di nutrizione minerale delle piante rapportato alle lampade a LED cambia radicalmente. Poter pensare di fertilizzare un acquario sottoposto a irradiazione luminosa a LED, così come si faceva con le tradizionali trifosforo o pentafosforo, è scorretto ed è inevitabilmente destinato ad un grosso autogol. Perché? Perché la tecnologia LED incide in maniera determinante, non avendo dei picchi come accade con le trifosforo o con le pentafosforo, incide in maniera determinante sul chelante. Il chelante è sostanzialmente quella scatola che contiene il nutrimento e che viene degradata poco per volta in maniera da essere resa disponibile alle piante. Se questa scatola si apre troppo presto, il nutriente precipita nel fondo e non viene assimilato. Se questa scatola si apre in ritardo, di fatto le piante rimangono prive di nutrimento e si continua a fertilizzare senza che le piante abbiano assimilato il nutrimento medesimo. Se vogliamo, è stata una grande sfida, perché all'epoca nessuno ci credeva. Diciamo che i guru all'epoca ridevano di quello che noi, piccola azienda italiana, ci eravamo inventati, cercare di illuminare un acquario con l'illuminazione a LED. Eppure già allora eravamo riusciti a capire che il LED sarebbe potuto diventare la fonte di illuminazione del futuro, solo che il LED è una piccola luce puntuale e all'epoca si usavano lampade che cercavano di simulare la luce del sole. Pensiamo che la luce del sole genera una potenza luminosa pari a 50.000 lumen. Ecco, quindi cercare di simulare la luce del sole attraverso potentissime lampade industriali di tipo a scarica, quindi le famose HQI, lampade che generavano tantissima luce e che consumavano tantissima corrente elettrica, parliamo di 400 watt, che noi cercavamo di sostituire con lampade a LED da 1 watt moltiplicato per 100, quindi 100 piccoli punti luminosi che esprimevano la stessa luce di quanto non l'avessero espressa all'epoca le illuminazioni HQI. Oggi parlare di illuminazioni HQI sembra di parlare di preistoria, in realtà quello è stato ciò che ha reso possibile la crescita in acquario di alcune specie di coralli molto esigenti. E le piante dove le lasciamo? E le piante erano abituate a vivere in ambienti talvolta meno illuminati, ad esempio sotto l'ombra delle piante tropicali, quindi all'interno delle foreste, nei fiumi tropicali, quindi non sempre soggette a un'irradiazione luminosa così forte. Per cui se là parlavamo di 400 watt, nelle foreste tropicali si parlava di intensità luminosa più basse, quindi sicuramente il compito era molto più facile. È chiaro che la sfida sembrava facile, ma non lo era proprio. E noi per primi ci siamo buttati, perché essendo partiti parecchi anni prima nel settore dell'illuminazione degli acquari marini, già avevamo acquisito una buona esperienza nel settore, diciamo, dell'illuminazione a LED. Non bisogna fare confusione con l'illuminazione a LED. Se vogliamo veramente sfruttare la potenza dell'illuminazione a LED, dobbiamo orientarci verso lampade diciamo ad alta potenza, quindi sorgenti luminose ad alta potenza. Sono LED che vengono utilizzati indifferentemente nell'acquario d'acqua dolce e nell'acquario marino, perché non è diversa la luce al mare e in montagna e al lago e nei fiumi tropicali, è sempre quella. A una determinata latitudine una può essere più o meno schermata dalle nuvole, però l'intensità luminosa è quella. Quindi noi dobbiamo, se vogliamo portare i nostri acquari alla natura, dobbiamo simulare
quella luce, e di conseguenza dobbiamo essere noi a piegarci a quella luce e costruire, dare degli strumenti, costruire dei prodotti che consentono alle nostre piante di vivere come vivono veramente in natura. E questa è stata la nostra sfida, e questi sono stati i risultati che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto una linea di fertilizzanti che prima al mondo è stata studiata per sostenere l'efficienza e l'efficacia di queste lampade di nuova generazione, che saranno secondo noi le lampade del futuro. Beh, insomma, io penso che ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti grazie all'aiuto di appassionati che assieme a noi ci hanno dato una mano a sviluppare questa linea di fertilizzanti, perché come diceva appunto Dario, che ha collaborato con noi, Dario Schelfi, che ha collaborato con noi alla realizzazione di questa gamma e che ha sudato con noi e che più volte mi ha preso in giro perché diceva che non ero capace di fare le lampade. In realtà non ero capace di fare i fertilizzanti. I fertilizzanti non erano in grado di sostenere la forza, la potenza, l'energia generata da queste lampade. Vabbè, ci siamo messi in gioco e abbiamo imparato a fare i fertilizzanti. Ovviamente raccomandiamo a tutti di non eccedere con la somministrazione di questi nuovi integratori, soprattutto se non si è molto pratici nella coltivazione delle piante e soprattutto se l'acquario è in fase di startup. Il protocollo che è stato predisposto prevede due fasce fondamentalmente di somministrazione. Durante le prime settimane in cui il potenziale redox della vasca deve assestarsi, in cui le piante sono state sottoposte a shock da trapianto, suggeriamo sempre di mantenere una concentrazione molto bassa di nutrienti. Nelle settimane successive il protocollo va considerato a regime, ma anche in questo caso le indicazioni che forniamo sono delle indicazioni di massima, perché tanto più si è esperti e tanto più la massa vegetale raggiunge il 70-80% del volume dell'acquario, tanto maggiore sarà l'incremento del consumo degli elementi. Le quantità che noi indichiamo sono delle quantità che vanno riferite ad acquari ben bilanciati. È evidente che tanto più alto sarà il carico organico prodotto dai pesci, tanto maggiore sarà la produzione del nitrato e del fosfato, e quindi la somministrazione di questi nuovi integratori andrà ridotta proporzionalmente. Un'altra cosa che è importante sottolineare è che la purezza dei materiali impiegati, benché non dia luogo a precipitazioni all'interno del flacone, può comunque causare alcuni agglomerati nella parte esterna del dosatore. Questo ovviamente non inficia la qualità del prodotto, che mantiene intatte le proprie caratteristiche. Ancora una cosa da sottolineare, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione del potassio. Questo potassio in alcune circostanze, soprattutto in condizioni di acqua molto acida, potrebbe dar luogo a una leggera flocculazione che comunque è destinata a scomparire nell'arco di un paio di ore. Idem per quanto riguarda la somministrazione del ferro, che per la prima volta suggeriamo di somministrare a luci spente. Questo perché il chelante impiegato in alcune circostanze tende a degradarsi, a sciogliersi in maniera un po' più lenta, quindi l'eventuale imbrunimento dell'acqua, che tendenzialmente scompare nell'arco di 2-3 ore, non darà luogo a nessun tipo di problema, neanche visivo, se verrà somministrato la sera. Io quando faccio un acquario, perché faccio un acquario? Perché mi piace l'acquario? Perché porto nella casa delle persone la vita, la natura, perché metto le persone in contatto con la natura, perché faccio capire ai bambini la fantasia della natura, faccio capire ai bambini la sensibilità e ai genitori la sensibilità che si riesce ad avere quando si ha il contatto con la natura. È questo il bello di un acquario, è questo che noi dobbiamo cercare di fare, dobbiamo cercare di portare le generazioni future ad avere questa sensibilità, e quindi in primis dobbiamo dare degli strumenti che rispettano questo pensiero.
Ora, è chiaro, Elos non pretende di essere un'azienda ecologica, perché è difficile, direi quasi impossibile al giorno d'oggi riuscire ad essere un'azienda ecologica, perché significherebbe approvvigionarsi di ogni cosa seguendo delle linee guida, appoggiandosi a dei fornitori che sfruttino tutte le fonti di energia alternativa che nel mondo moderno è ancora difficile da raggiungere. Però un po' del nostro ce lo possiamo mettere e sicuramente nell'illuminazione possiamo fare tantissimo. Quindi sfruttare le ultime tecnologie nell'illuminazione LED significa anche questo. Significa offrire alle generazioni future un futuro migliore, perché andiamo a portare nelle nostre abitazioni un'illuminazione, una luce che consuma molto meno energia fossile di quanto non facessimo in passato. E quindi rendiamo il nostro hobby molto più, diciamo, vicino alla natura, e in realtà è questo lo scopo del nostro hobby. Quindi, tornando al nocciolo della questione, Elos ce l'ha messa tutta e ancora una volta vuole dare un messaggio, prima fra molti altri, che è appunto quello di sfruttare al massimo le tecnologie moderne, di cercare di essere innovativi, di inventare nuovi strumenti, nuovi sistemi, nuovi prodotti, nuovi percorsi per portare avanti il nostro hobby, che è l'hobby più bello del mondo.